This is the sign of a crisis. È segno chiaro che c'è una, diciamo, crisi della egemonia del neoliberalismo. O si procede in una direzione autoritaria, con una restrizione quindi dei diritti e delle libertà democratiche, questo se prevale, diciamo, un populismo di destra, oppure se vince un populismo di sinistra, c'è un'opportunità che si apre per una nuova democrazia. La democrazia dopo la crisi, quale futuro per l'Europa? Dall'erosione degli ideali ai conflitti sociali cavalcati dagli estremismi, la politologa belga Chantal Mouffe, tra le voci più autorevoli in merito, propone al dibattito internazionale un populismo di sinistra. La sua tesi vuole essere un intervento politico. Ho scritto questo libro intercettando un'urgenza, ci spiega, ospite dei salotti letterari di La Terza. Come lo immagina rispetto ai temi caldi quotidiani un populismo di sinistra? Il termine populista, populismo in Europa è per solito utilizzato nella sua accezione negativa. Non è così nell'America Latina, non è così soprattutto negli Stati Uniti. Il primo partito che si chiamò populista sorse attorno alla fine del Novecento, all'inizio del XX secolo, ed è stato un partito nettamente democratico, tra l'altro al punto da contribuire a dar forma a quello che poi è stato il New Deal rooseveltiano. Poniamo la protesta di coloro che dicono nessuno ci ascolta, vogliamo avere una voce. Poniamo la protesta di quelli che vogliono maggiore uguaglianza, meno disuguaglianze a livello sociale, ma sono tante domande molto eterogenee tra loro. Dipende da come vengono articolate. Se stiamo guardando al populismo di destra, è chiaro che loro dicono il primo problema è quello dell'immigrazione. Se vengono invece costruite in un altro modo, andiamo proprio nella direzione di un populismo di sinistra, che è quello che secondo me ha come oggetto, o obiettivo piuttosto, la radicalizzazione della democrazia. Eterogeneità delle domande, quelle dei settori popolari, quelli della classe operaia, delle classi lavoratrici, ma ci sono anche quelli del ceto medio precarizzato, ci sono quelli delle femministe, ci sono quelli degli antirazzisti, ci sono quelli delle lesbiche, gay, bisessuali, transessuali. Cioè bisogna soltanto vedere in che modo vengono articolate. In questo saggio lei cita dalla Thatcher a Freud, parlando di identità. Come pensa che sarà nell'insieme accolto in Italia questo testo? Ah, accolto in Italia. Immagino che molti dei miei lettori saranno piuttosto scettici circa la possibilità che emerga in Italia un populismo di sinistra. Non mi sembra che qui in Italia si sia finora mai sviluppato, così come in Francia c'è comunque la posizione politica portata avanti da Jean-Luc Mélenchon, in Spagna quella di Podemos. E nel Regno Unito, in fondo, anche se non la chiama, proprio non la definisce una strategia populista, anche Corbyn. I don't see at the moment in Italy the existence of a similar movement. Lei insegna all'Università di Westminster a Londra e vive tra i giovani. Quando parla con i suoi allievi, con i suoi studenti di democrazia, quali preoccupazioni intravede in loro? Che cosa si sente domandare? Devo dire che in questi ultimi anni, proprio tra gli studenti, ho osservato dei cambiamenti molto molto notevoli. Prima non erano politicizzati, si disinteressavano abbastanza alle questioni politiche, che mi rende ottimista, perché penso che potranno essere proprio loro far nascere un nuovo tipo di politica che è in linea con quello che appunto ho cercato di definire come populismo di sinistra. New kind of politics.